è un tentativo di raccontare Moro non col linguaggio politico, non con gli atti di governo, non con la biografia ufficiale che è fin troppo conosciuta, ma di raccontarlo, per così dire, da dentro, dentro il suo ufficio, dentro i suoi pensieri e, per quanto mi riguarda, anche dentro un'amicizia, sia pure un po' impari. Io ero ragazzo e lui era già molto affermato e di lì a poco sarebbe stato rapito e poi ucciso nel modo che tutti ricordiamo. Ma quelle occasioni che ho avuto di parlare con lui, di dialogare con lui, ho cercato di raccontarle in una forma che potesse essere interessante e accattivante anche per chi non è proprio cultore della materia politica. Cosa resta oggi dell'eredità politica di Moro? Moro invitava a quei tempi dirigenti politici, a cominciare da se stesso ovviamente, a vivere la propria epoca, a non fare salti troppo fantasiosi né coltivare sentimenti troppo nostalgici. Moro era pienamente dentro il suo tempo, anche se quel tempo poi lo ha condotto dove sappiamo. E proprio perché lui apparteneva a quel tempo, non lo si può trasporre fuori e almanaccare su cosa poteva pensare di tutti noi tanti anni dopo. Credo che Moro ai nostri giorni risulti una figura straordinariamente inattuale, però la sua lettura dell'animo del paese, della tradizione politica, della necessità dei partiti del suo, sia pure del suo tempo, credo che dica qualcosa anche a noi che ci arrabattiamo da anni e anni cercando formule politiche risolutive che non troviamo mai.